Una prima parte di novembre che ha visto temperature sempre oltre le medie del periodo, non solo sull'Italia, ma tutto il comparto europeo. Veramente una prima decade folle, tra virgolette, dal punto di vista termico, con valori anche 6-8 gradi le medie del periodo. Solo Spagna e Portogallo sono state un po' al di sotto delle medie per la presenza di aria oceanica. Tutto questo dovuto a zone di bassa pressione più ad ovest che hanno sparato correnti miti dal Nord Africa, non solo verso l'Italia, ma poi anche tutti gli stati centrali e anche orientali, dalle isole britanniche e Francia andando fin verso la lontana Russia europea. Adesso però l'autunno entra nel vivo per quanto riguarda le temperature, perché ci manderà, anzi per assurdo, un primo ruggito invernale. Tutto questo dovuto all'anticiclone che si sposterà più a nord, anzi scapperà, si può usare questo termine, verso la Scandinavia, e sul bordo orientale farà scivolare questa massa d'aria fredda stazionaria ora sulla Russia europea, ma poi raggiungerà in avvio della prossima settimana tutti gli stati centrali, anzi fin verso la Francia e l'Inghilterra, con un netto calo delle temperature. Ma attenzione, perché verrà coinvolta anche parte della nostra penisola, con marcato calo dei valori sia minimi che massimi, e attenzione perché un vortice di bassa pressione in quota potrebbe regalarci delle sorprese. Ne parleremo nei prossimi giorni sul nostro sito Trebi Meteo.